Ciao e benvenuto sul canale YouTube di GMC Impianti. Sono Marco Gratton e oggi voglio spiegarti come funziona il deumidificatore del tuo impianto di condizionamento. Allora, qualsiasi impianto di condizionamento civile e residenziale, il classico split che hai in casa, ha tre funzioni e negli ultimi anni ne hanno quattro, cioè la pompa di calore. E una di queste funzioni è il deumidificatore. Viene spesso utilizzato il deumidificatore quando non si vuole avere un'aria troppo fredda. Come funziona il deumidificatore? Il deumidificatore, devi sapere che ha un grande vantaggio, cioè quello di deumidificare, limitarsi a deumidificare l'aria. E la cosa che però è meno vantaggiosa è il fatto che non puoi regolare la velocità dell'aria e non puoi regolare la temperatura. Perché il funzionamento del deumidificatore è che il condizionatore, non avendo una sonda di umidità, perché si parla di split per abitazioni o comunque per l'ufficio, non avendo sonda di umidità, lui il suo obiettivo è mantenere la batteria dell'unità interna, ovvero proprio quella che vedi in casa, mantenerla fredda per far sì che l'aria che passa dalla batteria, carica di umidità, trovando una barriera fredda, diciamo, condensi e quindi vada a togliere l'umidità ambiente. Cosa succede? Che non potendo regolare l'aria e non potendo regolare la temperatura, capita, soprattutto nelle ore notturne quando si va a letto, di dire ok, metto il deumidificatore così non faccio tanto freddo. Cosa succede però? Non avendo nessun tipo di regolazione, può capitare che in una serata particolarmente umida ti trovi a metà notte a doverti alzare e spegnere la macchina perché fa troppo freddo. Non avendo una temperatura, una sonda di temperatura, una sonda di umidità nel momento in cui vai a deumidificare e basta, con la funzione dry, in inglese dry, tu vai praticamente continuamente a raffreddare l'aria. Allora, nel caso in cui tu vuoi solo togliere l'umidità e non ti interessa relativamente la temperatura, può andare bene il deumidificatore. Nel caso in cui invece dici io vorrei andare a letto, però non voglio tanto freddo, allora metto il deumidificatore. Ecco, questa cosa qua meglio non farla, meglio piuttosto tenere una temperatura alta del condizionatore, tipo 27-28 gradi, e li metti una velocità minima. In quel caso lì, lui toglierà l'umidità perché ogni condizionatore messo in funzione condizionamento freddo toglie umidità. Altro piccolo particolare, c'è tanta gente purtroppo ancora che viene un po' intortata da qualche venditore che dice che guarda che il mio condizionatore ti fa anche da deumidificazione. È chiaro, qualsiasi condizionatore a livello fisico, qualsiasi condizionatore che raffredda un ambiente toglie l'umidità, quindi non è una cosa particolare. Praticamente tutti hanno la funzione di umidificatore, quindi se tu vai a letto e utilizzi il condizionatore in deumidificazione, c'è il rischio che tu raffreddi troppo l'ambiente. Se lo utilizzi in condizionamento mettendo una temperatura alta, 27, 26, 28 gradi, minima velocità, sei sicuro al 100% che il ventilatore rimane a quella velocità fissa che hai impostato tu e non varia in maniera automatica, cosa che potrebbe accadere col deumidificatore, e la temperatura rimane impostata a quella che hai impostato tu. Quindi hai un pienissimo controllo del condizionatore, che ricordiamo serve per il tuo benessere, e riesci comunque a deumidificare l'ambiente senza raffreddarlo eccessivamente. Con questo è tutto, spero di esserti stato utile. Per qualsiasi dubbio, perplessità, informazioni o supporto, lascia pure un commento a questo video, oppure ti invito a visitare il nostro sito www.gmcimpianti.it e alla nostra mail, se vuoi scrivere, info@gmcimpianti.it. Ciao da Marco e buon fresco!